Con questo video ci proponiamo di disegnare due rette tangenti a due circonferenze. Ma facciamo una breve premessa. Le due circonferenze possono essere di raggio diverso, nel caso più generale. E quindi possiamo avere una prima circonferenza e una seconda circonferenza più piccola. Abbiamo due casi. Disegniamo le stesse circonferenze, più o meno. Ecco, la prima circonferenza ha un centro C1, la seconda circonferenza ha un centro C2. Questo vale per le prime circonferenze e per le seconde. Come possiamo tracciare queste tangenti? Per esempio così. Beh, non sono proprio perfette queste tangenti, ma insomma, l'idea è questa. Oppure possiamo anche tracciare in questo modo. Quello che notiamo è che le due tangenti si incontreranno in un punto, se le circonferenze hanno raggi diversi. E questo punto di incontro può essere esterno alle due circonferenze, chiamiamolo punto C0, oppure il punto C0 può essere interno alle due circonferenze, o meglio, può essere esterno alla linea che congiunge i due centri, oppure il punto di incontro delle due tangenti può essere interno alla linea che unisce i due centri C1 e C2. Quindi abbiamo questi due casi. Primo caso, secondo caso. Noi in questo video ci occupiamo del primo caso. Cominciamo a tracciare una linea guida, che per esempio divide il foglio in due parti uguali, e su questa linea andiamo a inserire i centri delle due circonferenze. Le due circonferenze potrebbero avere raggi, chiamiamo il primo raggio R1 della prima circonferenza, ad esempio di 5 cm. La seconda circonferenza potrebbe avere un raggio R2 di 3 cm. Bene, posizioniamo a piacere i centri delle due circonferenze. Per esempio, la prima circonferenza potrebbe avere, ecco, il centro in questo punto qui, C1. Questo è il raggio, la misura che va da questo punto a questo punto. La seconda circonferenza, e mettiamola a una adeguata distanza, potrebbe avere, ecco, la posizione del centro in questo punto qui, C2. Questo punto individua la misura del raggio della seconda circonferenza. E allora andiamo a disegnare queste circonferenze. Prima circonferenza è questa qui. Seconda circonferenza. È questa qui. Bene, disegneremo ora una terza circonferenza, il cui raggio chiamiamolo R12, e questo raggio è uguale alla differenza dei raggi delle due circonferenze date, quindi 5 meno 3, e cioè 5 meno 3 è uguale a 2 cm. Quindi individuiamo un segmento di lunghezza 2 cm e tracciamo questa circonferenza. Bene, a questo punto dal centro C2 tracceremo le tangenti a questa terza circonferenza, la circonferenza il cui raggio è la differenza dei raggi tra la prima e la seconda. Come si disegnano queste due tangenti? Abbiamo visto un esercizio precedente. Troviamo il punto medio tra C1 e C2. Come possiamo fare? Usando il compasso centriamo ad esempio in C2 con un'apertura maggiore della metà di questa distanza C1 e C2 e tracciamo due archetti. Con la stessa apertura centriamo nell'altro estremo del segmento C1 e C2 che è questo e tracciamo questi altri due archetti. E uniamo i punti di intersezione degli archetti in maniera tale da disegnare in sostanza l'asse del segmento che ha per estremi i punti C1 e C2. Questo è l'asse. Otteniamo dunque il punto medio M di questo segmento di estremi C1 e C2. Centriamo allora col compasso nel punto M e con apertura fino a C1
tracciamo questo archetto. E questo archetto interseca evidentemente la terza circonferenza in questi due punti che chiamiamo punto 1 e punto 2, che uniamo con C1, sia 1 che 2. E otteniamo più o meno questo segmento e quest'altro segmento. Questi sono i punti 3 e 4, l'intersezione di questi segmenti con la circonferenza, con la prima circonferenza. E a questo punto si può procedere semplicemente in questo modo. Poniamo una squadra allineata a questo primo segmento, ponendo l'altra squadra come squadra guida, e tracciamo dal punto C2 la parallela al primo segmento che abbiamo individuato. Analogamente, squadra sul secondo segmento, l'altra squadra la utilizziamo ancora come squadra guida, la teniamo ben ferma, spostiamo la prima squadra e otteniamo questo secondo segmento parallelo a questo segmento qui, e otteniamo i punti che possiamo chiamare 5 e 6. Bene, non ci resta che unire questi punti, il punto 3 col punto 5. Usiamo in questo caso una matita più morbida per individuare le tangenti, che sono, diciamo, l'obiettivo del nostro esercizio. Prima tangente, uniamo 4 e il punto 6 per ottenere la seconda tangente, che sarà dunque questa qui. L'esercizio è finito, possiamo allora scrivere il titolo. E naturalmente abbiamo bisogno di linee guida. Non dimenticate il vostro nome e la classe. Bene, possiamo fermarci qui e dunque buon lavoro.